Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, è un mio grande piacere oggi presentarvi l'app ufficiale di TecnoAndroid che è finalmente disponibile sul Google Play Store. Dunque, la schermata principale risulta abbastanza intuitiva e semplice, infatti è caratterizzata da un lato dalle notizie recenti, dall'altra dalle categorie. Quindi le notizie e gli articoli saranno visionabili sia in ordine cronologico, ovviamente dalla più recente, che per categoria. E per categoria intendo tutte quelle categorie che troviamo già classificate nel sito di TecnoAndroid, solo che adesso sono disponibili anche a portata di applicazione. Nella sezione categorie troveremo quindi le notizie sull'IFA di Berlino, su WhatsApp, sulle offerte, sull'informatica, gli approfondimenti, la telefonia, notizie su Android, scienze e tecnologia, recensioni, news, guide, gaming e applicazioni. Se ad esempio clicchiamo sulla categoria recensioni, vedremo appunto dalla più recente le recensioni dei prodotti da noi testati. In particolare, cliccando su un articolo, visioneremo le linee essenziali, in questo caso della recensione, così come le altre categorie degli altri articoli, che potranno essere comunque approfonditi cliccando sulla barra in alto a destra il simbolo di internet. Quindi cliccando su questa icona avremo un collegamento diretto al sito di TecnoAndroid, all'articolo appunto esteso, in cui sarà possibile quindi vedere le ulteriori immagini e eventualmente la video recensione su YouTube, così come i punteggi finali del prodotto recensito. In ogni caso, cliccando su questa icona non si uscirà dall'applicazione, ma sarà aperta una finestra web direttamente all'interno di essa. L'altra icona invece permetterà di condividere l'articolo che state leggendo. Inoltre, se questo articolo che state leggendo è di vostro particolare interesse, potrete cliccare sul cuore verde appena sotto l'immagine di copertina dell'articolo e ritrovarlo quindi nei preferiti. Dove troviamo i preferiti? Se torniamo sulla schermata principale dell'app, in alto a sinistra vedremo le famose tre lineette del menu. La seconda voce richiama appunto i preferiti. Se cliccata mostrerà infatti le notizie che avete salvato come preferiti. Nella finestra del menu poi ci sono ulteriori collegamenti per ciò che riguarda TecnoAndroid, quindi su chi siamo vedremo tutte le informazioni relative a TecnoAndroid, quindi il nome, i social su cui siamo presenti, così come la redazione e la possibilità anche di recensire l'app. Opzione comunque disponibile dalla finestra principale del menu. Dalla finestra del menu poi avremo i collegamenti diretti alle altre nostre pagine social, quindi Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram col canale delle offerte, e avremo anche un collegamento diretto per effettuare rapidamente uno speed test e quindi scoprire quanto veloce stiamo andando con la nostra connessione a internet, che sia wifi o che sia la connessione dati del nostro gestore telefonico. Sarà inoltre possibile contattarci sul nostro indirizzo email che troviamo nella finestra del menu appena sotto il nome dell'app, o comunque nella sezione chi siamo sotto appunto la voce email. Ancora sempre nella finestra del menu sarà possibile anche accedere al forum di TecnoAndroid e quindi visualizzare le domande più frequenti, le risposte più frequenti degli utenti che decidono di condividere sul sito di TecnoAndroid le loro opinioni appunto o domande. Se poi volete cercare un articolo in particolare, basta cliccare sulla lente in ingrandimento sulla home page dell'applicazione e appunto scrivere la parola chiave di ciò che state cercando. Inoltre sarete informati con delle occasionali notifiche sugli articoli pubblicati di maggiore interesse, quindi non tartassati continuamente di notifiche alla pubblicazione di ogni singolo articolo all'interno dell'applicazione o del sito, ma soltanto con le notifiche degli articoli considerati più importanti, diciamo più di interesse comune.
Bene, alla fine l'app è abbastanza semplice e intuitiva, non c'è molto da spiegare. In ogni caso, qualora ci fossero dei suggerimenti, saremo pronti a rispondere alle vostre esigenze, quindi non esitate a contattarci. L'app comunque resterà in continuo aggiornamento. E quindi aggiungiamo alla grande famiglia dei siti su cui siamo iscritti, quindi a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram e Flipboard. Adesso ci troverete anche sul Google Play Store con l'app di Tecno Android completamente gratuita. Bene, se il video vi è piaciuto, un bel pollicione in su e condividete il nostro approdo sul Google Play Store anche con i vostri amici. Ultimissima cosa, in descrizione vi lasciamo il link per scaricare direttamente l'app di Tecno Android e non mi resta che salutarvi. Ciao a tutti!